Abbiamo meditato ieri che il Signore fa di noi una luce per il mondo e ci raccomanda di essere un sale che dà sapore, che non diventi insipido. E allora ci chiediamo come si fa a rimanere un sale salato e non insipido? Come si fa a essere la luce del mondo? Troviamo una risposta singolare oggi nella prima lettura che è presa dal primo libro del Re, capitolo 8, e che racconta quando Salomone, in modo molto solenne, raduna tutto il popolo e sposta l'arca dell'alleanza, dove c'erano le tavole della legge di Mosè, le tavole della legge che era considerato il punto più alto della rivelazione di Dio nella sua storia, è un luogo molto sacro, come noi per intenderci il tabernacolo. Nel tabernacolo dove noi teniamo l'Eucaristia è il luogo più sacro, per loro era quest'arca, che era una piccola cassa, dove c'erano queste tavole della legge. Ora prendono l'arca da dove si trovava, una località dedicata a Davide, e la portano nel tempio. Il racconto dice così: i sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi. Nel Santo dei Santi, se voi ricordate, anche quando si racconta la morte di Gesù, si dice il velo del Tempio si squarciò. Era proprio questo luogo dove tenevano l'arca dell'alleanza, che era difeso da una tenda, da un velo, perché non si vedesse, per indicare che non si può vedere Dio faccia a faccia. Ecco, e allora che cosa dice a noi questo portare l'arca dell'alleanza nel Santo dei Santi, che vuol dire nella zona più santa del Tempio? Ecco, questo per noi è un simbolo, i padri della Chiesa a volte anche lo spiegano così, per indicare il centro profondo del nostro cuore. Portare Gesù, che è l'alleanza, l'arca dell'alleanza, la presenza massima di Dio sulla terra, portarlo non alla periferia della nostra vita, una qualche devozione, qualche momento di moralità, di ubbidienza al Signore, ma portarlo al centro del nostro cuore, come il grande tesoro, la grande luce. E questo per noi è relativamente facile perché partecipiamo alla messa. Nella messa noi riceviamo Gesù, che è quest'arca della nuova alleanza, e ci nutriamo di lui. Ecco, però non basta il sacramento, ci vuole una vita coerente con la comunione che facciamo. È una scelta che lo Spirito di Gesù veramente possa abitare nell'intimo del nostro cuore. Spostare l'arca dell'alleanza che Gesù dall'esterno, da una fede piuttosto esteriore, superficiale, a una presenza di Gesù nell'intimo del cuore, perché lui veramente ispiri tutta la nostra vita, sia il grande compagno della nostra esistenza, sia quando siamo nella gioia che quando siamo nel dolore, e anche illumini la nostra vita dal di dentro, così noi potremo essere anche luce per gli altri ed essere un sale salato, non insipido, che ha il gusto della vita umana e anche della vita divina, e che anche ha il senso della vita come cammino verso l'eternità e verso il gaudio del paradiso. Ecco, c'è anche un bellissimo canto che adesso io non faccio perché è un po' lungo, però voglio dirlo, del Gemverde, perché esprime benissimo questo mistero di come Dio è al centro del nostro cuore e si intitola proprio così: Te al centro del mio cuore. Proprio te al centro del mio cuore. C'è anche questo bellissimo paragone, dice che anche i cieli si muovono sempre, sono in perpetuo movimento di qua e di là, però nel cielo, così complesso e mutabile, c'è la stella polare. La stella polare, che è simbolo proprio di Gesù, che è l'unica luce ferma che dà il senso e l'orientamento a tutte le altre cose. Così sia per noi, per questo vi benedico. Il Signore sia con voi. Amen.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi auguro una santa giornata.